all'associazione Acropoli, a Iole, che così gentilmente e così esaustivamente ha introdotto l'argomento dell'acqua, salute e territorio. Io sono Roberto Della Cerca, gruppo archeologico del territorio Cerite, attivo da, siamo a 22 anni di attività sul territorio grazie al nostro fondatore Flavianelli, a cui dopo volentieri concederò la possibilità di essere ancora più esaustivo di me. Io allora vorrei iniziare, ho pensato molto all'intervento di stasera, no? Perché vorrei iniziare a creare una piccola cerchiera tra il mondo etrusco e quello romano relativamente a degli accadimenti che sono testimoniati e disegnati sulle nostre colline cerili. Nella fattispecie delle necropoli, no? Perché noi parliamo di cerveteri, l'equazione è necropoli, è inevitabile, no? Abbiamo un sito UNESCO, è ovvio, è scontato. Parliamo di necropoli. In realtà stiamo operando come gruppo archeologico in un sito straordinario, ovviamente siete tutti invitati appena possibile, il 16 gennaio è la data prossima di appuntamento, ma le acque centrane, plurale, no? Non è una terma, una terma, un'acqua, è acque centrane. Quindi il plurale implica già una costruzione di impianti, oasi di acqua termale, di bolle naturali che già nei secoli scorsi esistevano. Torno alla cerchiera che ho potuto così intravedere tra il mondo etrusco e quello romano. Allora, accade che circa 3000 anni fa vi fosse una tipologia di gestione del territorio da parte di autoctoni cosiddetti villanoiani. Villanoiani viene dalla villa nuova di Castenaso, provincia di Bologna, Mozzadini, archeologo del 1853, trova 190 urne in campo d'urne, tutte contraddistinte da dei vasi piconici molto poveri, non necessariamente dipinti, non c'era questa capacità estetica. Questi vasi piconici contenevano le ceneri del defunto, erano cremazioni. Cremazioni con corredo funerario molto povero, si parla di fibule per le donne, di qualche pugnale, qualche arma, degli utensili per l'uomo e in alcuni casi molto bene degli elmi particolari usati dai guerrieri, ovviamente in estere. Perché vi parlo di Lanoiano di 3000 anni fa? Che qui a Cerveteri sono molto presenti nelle colline, territorio intorno all'interno della Badia, c'è anche fuori, nella fattispecie di proprio del laghetto dove noi poi interveniamo già da parecchi anni. Laghetto poi vi dico anche perché c'è l'acqua, no? Chiaramente quindi ci interessa. Però il laghetto vi sono delle urne, dei fori, sono fori di un metro circa di larghezza, con un metro di profondità, dove venivano messi questi piccolici. Ma la cosa che ci interessa è la cerchiera con l'acqua, qual è? Che il vaso piconico era il vaso usato dal defunto quando era in vita per portare l'acqua, ok? Queste popolazioni hanno questa sensibilità, questo senso di appartenenza e di trasmissione della vita nell'aldilà attraverso il contenitore che era parte attiva della vita, quindi portava l'acqua, portava la vita, ma va a cogliere le ceneri del defunto, di chi l'aveva in vita, e per comunicare a chi poi troverà questi vasi, o comunque a chi li vede, spezzavano l'ansa al manto, no? Quindi la riflessione qual è? Se vi capita di andare in un museo e vedere un'anfora con un'ansa spezzata oppure costruita appositamente senza un manico, quella è una cineraria. Una cineraria che portava, ripeto, l'acqua. Quindi vedete come queste popolazioni, siamo circa 9-8 secolo avanti Cristo, qui a Cerveteri siamo tra un paio di settimo per essere precisi, come c'era questa esigenza, no? Di avere un ponte di vita che poteva essere utile nell'aldilà. Non solo, a Tarquinia sono testimoni gli zii che sono situati appena sempre sulla sinistra, a Tarquinia, a Necropoli, a Monterozzi. Lo zio è un contenitore di tufaceo a forma di uovo dove venivano messi dentro questi vasi piconici. Quindi c'era la possibilità di vederli in sito,
condizioni culturali, di esigenze emotive e di clan tribali che si chiaramente diffondevano nelle popolazioni del posto autoctone, ma che erano fondamentali per trasmettere un valore che era il valore dell'acqua e della vita. Laghetto, le croppie del laghetto, sapete, non so chi lo sa, comunque è situato dal tratto che guarda la penitascia di Inferi, no? C'è una collina sulla sinistra, sulla destra, scusate, andando agli Inferi a destra, e laghetto perché tra la penitascia e questa collina c'è effettivamente un lago, nella Petrusca c'era un lago. Il lago racconta, ancora adesso per fortuna, l'esistenza di un'anatra, l'anatra in particolare è un moriglione, è una sorta di Germano Reale con la testa rossa, no? È una varietà di anatide, ma è un'anatra di tuffo. Un'anatra di tuffo significa che questa anatra vaga sulla superficie dell'acqua, poi scende per plancton, per molluschi, si nutre, ha anche notevole resistenza polmonare. Questa anatra va in basso, va distante per molti minuti, ma magicamente nel mese di aprile circa scompaiono, ritornano in settembre, ottobre, in autunno. La tomba Tarquinia degli Anatri ci racconta questo volo sinusoidale, potremmo dire, in geometria, di queste anatre che vanno, si posano sull'acqua, poi scendono e ripartono. E per gli Etruschi era la valenza di un contatto con le anime, no? Le anatre scendevano sotto la superficie dell'acqua e andavano a raccontare, a parlare con le anime dei defunti. Capite quanta valenza ha l'acqua nella visione estetica di un'antità che andava poi costruito e immaginato attraverso le varie divinità, attraverso tutto il mondo mitologico, no? Il totemismo che apparteneva alle varie popolazioni. Ma questo territorio, tornare a Cerveti, siamo a Cerveti, ci racconta attraverso anche la necropoli del laghetto questo mondo, questa visione dell'antità attraverso delle pratiche quotidiane che era l'uso dell'acqua e dei contenitori. Acqua centrale. Allora, il contrappeso, no? Se vogliamo dare un contrappeso a questo mondo di visione dell'aldilà, a questo mondo di questa cesura tra la vita e la morte, andiamo a trovare la vita espressa nei magnifici marmi e nelle modalità estetiche e costruttive di queste acque centrali, queste terre. Nel 1988 scassi dei trattori, ma alcuni sono alla fine, purtroppo, i grandi attori del Novecento, no? Arriva nel secondo dopoguerra, c'erano questi grandi trattori, questi anatri possenti, scassano terreni fino a un metro e mezzo. Considerate che fino al 1910-15 vi erano i buoi con gli anatri, quindi la natura fino al XIX secolo era fatta di animali, di anatri che andavano. Scassano le colline, addirittura vi sono dei visitatori che alle colline del laghetto chiedevano con curiosità se erano le tusche delle modalature segnate sul tuffo, in realtà sono gli uomini che hanno disegnato la collina. Arrivano questi trattori e scassano tutto, e un'attività, una delle tante attività fu questo scasso, diciamo invasivo e non legale, fatto alle acque centrali, pianta la capotta, zona estremo ovest di Lemmo, del comune di Cerveti, al confine con il comune di Dolfa di Santa Marinella, siamo l'ultimo Lemmo del comune di Cerveti. Questa depressione, il trattore fa dei danni, il proprietario del fondo fa degli atti di vandalismo, per fortuna, insomma, per la sua intervenza, iniziano gli scavi, le indagini. 1988 si ferma un po' per la stagione più sapiente, 89-91, due anni di lavori, vengono messe in luce queste meraviglie, dove si scopre un calendario e un territorio, non sono le due vasche, manca il frigidario con l'appello, ma c'è evidentemente, e vengono ritrovate poi una serie di chiaramente testimonianze, una colonnina addirittura trafugata da Amelia viene ritrovata che ci racconta di Giovi e di Ercole, no? Delle acque centrali, quindi ci abbiamo delle testimonianze molto ben presente. Io stesso a marzo ho provato nel pulire, noi facciamo un'opera non di scavo ma di ripulitura, a fronte dei 30 anni circa di abbandono.
lavoro, perché poi dal 91 sono stati ripresi degli interventi nel 2001, ma poi è stato tutto abbandonato. Noi siamo arrivati nel 2018, fine 17, inizio 2018. Non ho le slide, le avevo preparate perché avevo un proiettore, perché erano interessanti. Era praticamente, prego, e non c'è stato modo di agganciare. Purtroppo, sì, infatti, avevo preparato un lavoro. Anzi, sarà un modo per ritornare e di fare qualcosa. Vi dicevo, abbiamo fatto questo lavoro di indagine della ripulitura. Ho trovato un pezzo di fistula di piombo con una scritta, ovviamente, latina, fantastica, il cuore ce l'avevo molto, molto ben presente. Manturius Valentinus, Manturius Valentinus, probabilmente Manturius stirpe tusca Mantus, e probabilmente il nome del plumbario dell'officina che ha creato queste reti di tubazioni idrauliche ancora ben presenti. Presenti perché? E qui è la magia del volontariato, la bellezza del volontariato. Nel lavorare siamo partiti 4-5, eravamo 4-5 disperati in quelle lande e abbiamo magicamente creato una situazione di condivisione emotiva tale da poter includere persone nuove che vengono a visitare e magicamente ci possono venire con voi, assolutamente, questo è lo spirito volontariato. Ci siamo ritrovati con due geologi professionisti, con una storica di storia romana, con un esperto di botanica, insomma c'è una varietà, una moltitudine di esperienze che condivise e messe insieme hanno creato un team che grazie appunto all'interesse e alla passione sta mano a mano scegliendo dei nodi. Uno dei nodi principali che abbiamo quasi la conferma di uno smottamento di terreno importante dei fossi che scendono dalle colline cedrine e vanno verso il mare. Praticamente è successo, è accaduta una obliterazione molto veloce del sito che ha seppellito, noi siamo a circa 3-4 metri sotto il piano di calpestio, molto, molto bassa la struttura. E questo ha permesso di salvare tutto l'impianto idraulico e termico del terme. Per termico intendo la tubazione in terracotta di tubuli, perché lì abbiamo una componente idraulica che è portata dalle fistole di piombo che porta l'acqua calda e c'è la componente di tubuli in terracotta che portavano aria calda. Abbiamo una tecnologia assolutamente attuale, è meravigliosa, perché avevamo dei lavori come delle aree per l'esame dove tu eri presente con l'acqua di fonte ma avevi tutta la parte di aria che ti arrivava dall'ipocausto, del fulmine e dall'ipocausto. Insomma, è un mondo complesso. I geologi hanno creato, hanno studiato, hanno creato una mappa ben precisa dove ci sono i vettori, le linee vettoriali di smottamento del terreno, perché poi guardate l'etimologia del territorio è meravigliosa. Il fosso che guarda, scusate, le colline, il fosso che scende e guarda le terre centrali si chiama fosso dell'abbondanza, no? L'altro è il turbino, quindi insomma sono delle terminologie relative alla portata dell'acqua che sono molto interessanti e ci fanno capire la potenza delle acque e questo smottamento di terreno con placche di sedimenti argillosi su basi di travertino, tutta la zona nostra, 50 forse 100 metri, 50-100 metri, ci sono delle grandi strati di travertino e non si direbbe, perché quando pensiamo al tufo, la parte, diciamo, l'attività vulcanica del lago Sappatino ha creato queste colate molto chiaramente spalmate nei millenni, dove ci sono basalti, tufi e travertini. In questo caso Pian della Carrocca è un travertino con queste acque di faglia che portano su terra. E devo dirvi che noi avremo presumibilmente delle grandi novità rispetto a questo sito. Per fortuna la sovrintendenza a Cerrifari sembra che ci sia un impegno importante nel investire delle opere ecologiche per salvare questo sito, perché è splendido. Considerate che lì c'è una città, perché non è possibile avere un impianto termale di quelle misure senza un termopolio, senza le palestre, i magazzini.
una soglia meravigliosa, una modanatura tanto semplice per quanto emozionante, che è un Carrara, qualcosa di fantastico. Quindi voi immaginate l'umanesimo, no? Che ci dà proprio queste terme. Io vengo colpito almeno dal punto di vista antropologico dalla possibilità di scambi anche economici, no? Ma di vita. Un mondo che poi ci racconterà Lutilio Damaziano, l'ultimo prefetto di Roma nel 414, dico, vabbè, la data deve essere perdonata, ma va via, torna in Gallia, allora era di vicinità di Narbona, Narbonense, da Roma va via nel 414 e racconta la desolazione di queste lande così vissute, con queste ville romane, per ville intendo colonie anche, non solo la villa, no? Splendida del senatore, ma queste attività agricole concentrate nel territorio spariscono. Già nel IV-V secolo cominciano a collassare. E credetemi, noi dovremo aspettare un'antropizzazione forte con la seconda guerra mondiale. È impressionante, è incredibile. Cioè, tutta la parte dell'alto basso medioevo e il rinascimento, insomma, tutto quello che sappiamo dopo, vedrà queste zone con attori che sono la malaria, la desolazione, la natura si riprende gli spazi. Aspetteremo le immigrazioni della seconda guerra mondiale su spinte che noi conosciamo bene, economiche e di belligeranza, per rivedere un po' di persone. Quindi quando dico, ah, ma io sono di Cervelli, sì, sei di Cervelli, certamente, ma qui Cervelli era rimasta la Cromi, qui dove siamo ora, c'erano veramente poche decine di persone. È impressionante quello che è stato il mondo etrusco, il mondo romano in queste lande e poi il vuoto che è subentrato. Allora l'invito qual è? Adesso poi vorrei dare spazio al mio amico e fondatore del gruppo archeologico Fratelli, e vorrei che ci raccontasse anche qualcosa lui delle sue esperienze personali. Abbiamo un grande archeologo del territorio e questo deve essere un modo e un motivo, no? Per impegnarci tutti a essere più attenti. E come diceva Iole molto bene prima, creare attenzione sulla possibilità di scambi emotivi umani, no? Abbassare le aggressività, abbassare le tensioni possibilmente che si creano nel quotidiano, guardare ai nostri parati, ai nostri